Abbiamo innalzato al massimo il livello di sicurezza. Il ministro dell'Interno Angelino Alfano fa il punto sulla lotta al terrorismo. Da fine dicembre espulsi 9 sospetti jihadisti, altri 100 sono monitorati. Bloccato a Fiumicino il volo Roma-Londra per fermare un pakistano sospetto. Il premier britannico Cameron avverte altamente probabile un nuovo attacco in Europa. Il caso Cofferati continua ad agitare il PD, è un partito alla frutta, dice l'ex candidato alle primarie della Liguria, che lancia nuove pesanti accuse alla direzione. Vogliono esportare il modello Renzi delle larghe intese con il centrodestra, comprando i voti. E si complica l'accordo con la minoranza per il Quirinale. Intanto Alfano lancia la sua proposta a Forza Italia per scegliere un candidato comune, ma il partito di Berlusconi è diviso. Barack Obama rompe il tabù dell'aumento delle tasse. Il piano del presidente USA prevede imposte più alte ai ricchi per finanziare sgravi fiscali al ceto medio in difficoltà. Previste entrate per 320 miliardi di dollari in 10 anni, 235 andranno al sostegno delle famiglie, ma prima deve superare le resistenze dei repubblicani. La Juventus travolge il Verona 4-0 nel posticipo della 19ª giornata e allunga sulla Roma. Ora i bianconeri hanno 5 punti di vantaggio sulla squadra di Garcia. Il Napoli supera la Lazio all'Olimpico e risale in zona Champions con la Sampdoria, mentre si apre ufficialmente la crisi del Milan, sconfitto a San Siro anche dall'Atalanta. Sono le 7.32 minuti, buongiorno e benvenuti alla prima edizione del telegiornale. In primo piano le misure del governo per contrastare la minaccia terroristica. Dopo quelle già adottate, il ministro dell'Interno Alfano annuncia l'imminenza di nuove espulsioni. Il responsabile del Viminale intanto ha reso noto che sarebbero oltre 100 i sospetti jihadisti in Italia, tutti sotto stretto controllo dei nostri servizi di sicurezza. Circa 60 invece sono i combattenti stranieri, i cosiddetti foreign fighters, passati attraverso il nostro paese. Ma facciamo il punto nel servizio, vediamo. Espulsi per ragioni di sicurezza nazionale, per questo 9 sospetti jihadisti sono stati allontanati dal nostro paese. Il livello di attenzione è massimo perché il pericolo è immanente, imprevedibile, annuncia il ministro Alfano durante la conferenza stampa indetta all'improvviso domenica mattina. Gli espulsi sono tutti uomini, 5 tunisini, un turco, un egiziano, un marocchino ed un pakistano, residenti da anni nel nord e nel centro Italia, tutti con regolare permesso di soggiorno. 2 di loro avevano coinvolto anche le famiglie per mandarle a combattere in Siria. Alcuni avevano aderito all'ISIS, molti erano attivi sul web e dediti al proselitismo e al reclutamento per organizzazioni terroristiche islamiche. Le espulsioni sono avvenute a dicembre, prima dunque delle stragi di Parigi. Nessun reato specifico commesso, ma in generale i sospetti erano coinvolti in attività di fiancheggiamento. Per questo, specifica il ministro, abbiamo preferito allontanarli dall'Italia. Seguiranno altre espulsioni, dichiara Alfano, ma di più non aggiunge perché, dice, non dobbiamo dare vantaggi a nessuno. La galassia jihadista nel nostro paese può contare su un centinaio di persone, tutte nel mirino costante dell'antiterrorismo. Alfano ha aggiornato la lista dei combattenti stranieri. I foreign fighters sono saliti a 59, di cui 5 con passaporto italiano e 2 con doppia nazionalità. Non sono presenti in Italia, ha specificato il ministro, ma hanno avuto a che fare col nostro paese. 14 di loro sono morti, 5 italiani sono partiti per la Siria, 25 stranieri collegati con l'Italia e 13 siriani sono partiti dal nostro paese. I terroristi non arrivano con i barconi dei disperati, ha rassicurato il ministro, che ha concluso: stiamo facendo di tutto per prevenire la minaccia terroristica. E la minaccia terroristica naturalmente non è una questione che interessa soltanto l'Italia, ma l'Europa più in generale, come hanno dimostrato gli attacchi di Parigi. Di questo si parlerà oggi al Consiglio dei Ministri degli Esteri dell'Unione Europea. Intanto ieri all'aeroporto romano di Fiumicino è scattato l'allarme, è stato bloccato il volo Roma-Londra. Vediamo. Aveva un passaporto pakistano falso, ma era riuscito lo stesso a imbarcarsi su un volo per Londra. Gli agenti lo hanno fermato mentre l'aereo era pronto a decollare verso l'Inghilterra e lo hanno arrestato. È successo ieri poco prima delle 13 a Fiumicino, quando un uomo di 33 anni è stato bloccato dalle autorità mentre cercava di partire. La speranza è che sia possibile adesso risalire la sua vera identità,
tramite le impronte digitali con i passeggeri del suo stesso volo, che hanno dovuto attendere almeno un'ora che il bagaglio dell'uomo venisse identificato prima di poter ripartire verso la Gran Bretagna. Proprio sui voli aerei l'Unione Europea si appresta a varare una legge che consentirà di conservare e incrociare i dati di chi si sposterà con questo mezzo. Ulteriore conferma, se fosse necessario, che l'attenzione nel nostro continente dopo i fatti di Parigi e gli arresti in Belgio resta altissima. Sarebbero proprio collegati ai fatti di Verviers gli arresti di altri 4 presunti jihadisti in Grecia, mentre le autorità belghe, che hanno già chiesto l'estradizione di tutti i fermati, stanno ancora cercando di capire se sia possibile ancora risalire ad altri elementi della cellula fornita di armi di ogni tipo e pronta a colpire sgominata solo qualche giorno fa. Ma il blitz di Verviers certamente non è la soluzione ad un male, il terrorismo è ancora lontano dall'essere sgominato. In tal senso ha parlato ieri in un'intervista alla CBS il premier britannico David Cameron, che ha definito altamente probabile l'ipotesi di un nuovo attacco in Europa. Il mondo, ha detto Cameron, deve essere unito contro la cultura della morte, del terrorismo. E restiamo in ambito internazionale per parlare del rilascio di Greta e Vanessa, le due volontarie italiane rapite e poi liberate dopo 5 mesi. Le ragazze hanno trascorso la loro seconda notte in famiglia, ma intanto non si placano le polemiche a proposito delle indiscrezioni del pagamento di un presunto riscatto. La seconda notte con le loro famiglie, dopo 5 mesi passati insieme mano nella mano a farsi coraggio. Un ritorno alla normalità, quello di Greta Ramelli e Vanessa Marzullo, su cui pesano le ombre e le polemiche sul riscatto, che sarebbe stato pagato, e sulle accuse mosse da più parti sull'ambiguità del loro ruolo. Vanessa, davanti al cancello di casa Verdello, scuote la testa, risponde no quando le domandano dei presunti legami con i ribelli siriani. Non solo per aiutare le vittime civili e portare medicinale alla popolazione, Greta e Vanessa, secondo l'informativa dei ROS, sarebbero partite anche per distribuire kit di primo soccorso ai ribelli anti-Assad. L'elemento di contatto, un siriano che vive nel bolognese, ha peraltro smentito di aver fatto da tramite tra le cooperanti e il Free Syrian Army, un esercito sempre più allo sbando e sempre più infiltrato da estremisti islamici. Potrebbero essere stati loro a rapire le due ragazze. Non abbiamo niente da nascondere, assicurano Greta e Vanessa, e ammettono di non voler tornare in Siria ma di continuare ad aiutare dall'Italia. Ci scusiamo per il dolore causato, ma non siamo responsabili del nostro rapimento, dicono le due giovani. Le difende la Presidente della Camera. Alcune polemiche sono veramente inaccettabili, dice Laura Boldrini, un passato in aiuto dei rifugiati, che spiega come ci siano contesti difficili dove perfino l'esperienza non conta, anche se è meglio segnalare la propria presenza alle ambasciate. La Boldrini è una poveretta, vada in Siria, l'aspettano, contrattacca il leader della Lega Salvini. Ancora un sequestro di persone, probabilmente messo in atto dal gruppo integralista jihadista nigeriano Boko Haram, tristemente noto per il maxi sequestro delle studentesse nigeriane rapite nell'aprile del 2014. Questa volta i terroristi avrebbero preso in ostaggio 80 di persone, tra cui 50 bambini tra i 10 e i 15 anni in Camerun, nel villaggio di Mabas, nel nord del paese. La notizia è stata diffusa dal sito ITV News. Secondo un portavoce del governo camerunense, nell'attacco sarebbero state uccise anche 3 persone e si tratterebbe di un triste primato, il più grande sequestro di persone mai effettuato in Camerun. E con la politica rientriamo in Italia per parlare dello strappo che si è consumato in queste ore tra Sergio Cofferati e la segreteria del PD sul risultato delle primarie di Genova. Polemiche, avverte Fassina, che potrebbero avere il loro peso anche nella partita per il Quirinale. Il caso Cofferati irrompe nella partita per il Quirinale. L'avvertimento a Renzi arriva da Stefano Fassina e della minoranza Dem, che minacciano ritorsioni sul voto del successore di Giorgio Napolitano. Ma dalle colonne di Repubblica torna lo stesso Cofferati con un nuovo pesante affondo nei confronti di Renzi e dei vice segretari che avevano bollato come ingiustificabile il suo addio al PD dopo la sconfitta alle primarie in Liguria. Se un partito, invece di chiedersi le ragioni delle dimissioni di uno dei suoi fondatori, reagisce così, siamo alla frutta, anzi ormai al digestivo. Ma il frontale più diretto lo rivolge ai renziani. Per un mese e mezzo avevo informato Serracchiani e Guerini dello scempio che si stava consumando in Liguria, dei rischi dell'inquinamento del voto, della partecipazione organizzata del centrodestra con NCD e Forza Italia alle nostre votazioni, ma non ho avuto mai nessuna risposta. Anche in Liguria sono state esportate le larghe intese con il centrodestra
e per imporre questo modello politico si è arrivato all'inquinamento con voti comprati. Parole pesantissime destinate a creare un pericoloso avvelenamento del clima interno al PD quando mancano 10 giorni alla prima votazione del Parlamento in seduta comune. Pippo Civati azzarda anche lo strappo ipotizzando l'addio e la promozione di una scissione ligure contro la renziana Paita pronto ad una lista di sinistra con Sel. Ma il vice segretario del PD Guerini tenta di smorzare i toni. Non condivido la posizione di Cofferati ma la rispetto e spero possa ripensarci. L'imbuto della partita del Quirinale e della partita sempre più intrecciata delle riforme costituzionali e dell'Italicum sembrerebbe però sempre più stretto, tanto che i renziani ora strizzerebbero l'occhio ai 5 Stelle affinché votino la legge elettorale, tirandoli dentro anche in quello schieramento più ampio che il Premier vorrebbe per eleggere il nuovo capo dello Stato. Ma insieme alla partita delle riforme, come abbiamo sentito, al centro del dibattito politico resta l'elezione del successore di Giorgio Napolitano. Sia il PD, come dicevamo, con la vicenda di Cofferati e la segreteria del PD, che Forza Italia con Berlusconi e Brunetta, con le recenti polemiche, devono vedere entrambi gli schieramenti, se la devono vedere proprio con le minoranze interne. Intanto Vendola di Sel lancia l'idea però di un candidato per il Quirinale che sia scelto al di fuori del patto del Nazareno, ossia quello tra Berlusconi e Renzi. Vediamo. Inizia una settimana intensa per la politica, non solo proiettata sulle votazioni per il nuovo Presidente della Repubblica, già fissate per il 29 gennaio, ma anche alle prese con un calendario parlamentare di primissima importanza. Legge elettorale in discussione a Palazzo Madama e riforma del Senato a Montecitorio. Un banco di prova, soprattutto quello per le riforme, per il cosiddetto patto del Nazareno, che resta confermato. Anzi, sulla modifica del sistema di voto e trasformazione del Senato, Silvio Berlusconi rivendica addirittura la paternità. Dopo anni di tentativi infruttuosi, spiega, sono finalmente avviate. E a Renzi assicura, terremo fede alla parola data, nessuno ti farà guerra. Si comportano i rapporti però per il Quirinale. Per la partita che dovrà portare al nuovo capo dello Stato, al momento gli schieramenti sembrano ognuno alle prese con una propria strategia e anche con i problemi interni. Per quanto riguarda il centrodestra, Angelino Alfano, leader dell'NCT, prova a chiamare tutti a raccolta e chiede a Forza Italia di convergere su un nome. Al momento comunque dalle parti di Forza Italia, nuovo centrodestra, l'unico capace di totalizzare un largo consenso resta Giuliano Amato, che riuscirebbe a mettere d'accordo anche Berlusconi e Renato Brunetta, che nelle ultime ore hanno alzato i toni. Ma sicuramente incontrerebbe la forte opposizione dei 5 Stelle e di Sel. Ma i problemi dentro il partito azzurro restano e lo conferma anche Maurizio Gasparri proprio mentre arrivano i risultati di un ultimo sondaggio che vedono in caduta lo stesso PD, a sua volta scosso da dissidi interni. La divisione politica, se esplode a sinistra e nel PD, fa notare Gasparri, non appare certo meno grave all'area di centrodestra. A fare un po' d'ordine in casa Forza Italia ci proveranno i prossimi incontri già fissati. Domani, martedì, giorno di votazione sull'Italicum, quello tra Fitto e Berlusconi, poi quello tra Berlusconi e Alfano. Mercoledì tocca ai deputati di Forza Italia riunirsi, in vista degli imminenti appuntamenti parlamentari. Ed ora spostiamoci negli Stati Uniti perché ci sono alcune anticipazioni relative al discorso dell'Unione che Barack pronuncerà nelle prossime ore che stanno già facendo discutere. Vediamo quali. Dopo la riforma sanitaria, più tasse ai ricchi e meno ai poveri. E questa è l'eredità politica che Barack Obama vorrebbe lasciare all'America a 2 anni dalla scadenza del secondo mandato. Il tema che affronterà domani nell'atteso discorso sullo Stato dell'Unione. Il piano anticipato a grandi linee dalla Casa Bianca prevede sostanzialmente aumenti dei crediti fiscali alle famiglie meno abbienti e accesso gratuito per almeno i primi 2 anni degli studenti al Community College, il liceo pubblico. Iniziative ambiziose che prevedono, stima Washington, entrate nelle casse dello Stato nei prossimi 10 anni di circa 300 miliardi di dollari. Come? Chiedendo di più ai cittadini che se lo possono permettere, appunto, ma anche alle istituzioni finanziarie e alle grandi banche, a quelle solide che alla fine dell'anno vantano profitti non indifferenti e che vedranno eliminate le maggiori scappatoie fiscali. La proposta però, che verrà formalizzata martedì prossimo, appare destinata a scontrarsi con i repubblicani, che oltretutto, dopo le recenti elezioni
elezioni di midterm controllano entrambi i lati del Congresso. Nuove tasse, sostengono i deputati e i senatori, ostacolerebbero la crescita economica e di conseguenza il lavoro. Ma Obama ancora una volta vuole imprimere la direzione e soprattutto dimostrare di non essere una cosiddetta anatra zoppa, ovvero un presidente dimezzato dalla recente tornata elettorale, disponendo ancora dei poteri esecutivi e del diritto di veto. Attenzione dunque a domani, quando decine di milioni di americani si fermeranno per ascoltare quello che ancora ha da dire Barack Obama, un presidente spesso contestato dal suo elettorato, deluso per le scelte in politica estera e per tutto un certo numero di mancati interventi, anche se gli ultimi dati economici parlano di un paese in forte crescita, dove diminuisce costantemente la disoccupazione. Dopo la messa da record celebrata ieri a Manila davanti a 7 milioni di fedeli, Papa Francesco sta facendo ritorno a Roma. L'aereo del Pontefice è decollato questa mattina dalle Filippine, dove Bergoglio ha concluso il suo viaggio pastorale. Lo vedete in queste immagini. È stata la più grande messa della storia, ha detto il direttore della sala stampa del Vaticano, Padre Lombardi. Nell'omelia Papa Francesco ha affrontato i temi centrali del suo viaggio nel più grande paese cattolico dell'Asia: i deboli, la famiglia e le disuguaglianze. E adesso l'economia, occhi puntati sulla riapertura dei mercati per vedere se le mosse annunciate dalla BCE, la Banca Centrale Europea, sono state giudicate efficaci. Vediamo. Manca poco alla riapertura dei mercati e all'avvio di una settimana probabilmente decisiva per il destino dell'euro. Dovrebbe essere infatti la settimana dell'annuncio, giovedì prossimo, al termine del direttivo della Banca Centrale Europea del quantitative easing, ovvero del programma di acquisti di titoli pubblici e privati, ultima arma a disposizione dell'Eurotower contro la deflazione e la stagnazione dell'eurozona. Ora, dando per scontato che sarà sfoderata, il punto di rimette resta come caricarla. Solo venerdì scorso lo Spiegel, solitamente ben informato ma anche molto vicino al governo tedesco, che con il governatore della Bundesbank Weidmann non ha mai digerito il piano, parlava di un compromesso offerto da Draghi ad Angela Merkel sulla base di una sostanziale non condivisione del rischio. Insomma, ciascuna banca centrale acquisterebbe titoli del proprio paese per un certo ammontare e dunque assumerebbe su di sé i rischi di un'eventuale insolvenza. Non proprio un inno all'unione monetaria, né un gran segnale nei confronti dei mercati, che potrebbero storcere parecchio il naso di fronte ad un quantitative easing con vincoli del genere, così come potrebbero reagire male ad un piano non adeguatamente finanziato. I 500 miliardi della prima bozza potrebbero non bastare ed ecco allora che si comincia a parlare di 750 miliardi. E ancora, che titoli verranno acquistati e, nel caso di bond sovrani, di quali paesi? Quasi sicuramente, almeno per il momento, non quelli di Atene, sia perché sono classificati come spazzatura, sia perché, tre giorni dopo il direttivo della BCE, i greci andranno alle urne per consultazioni elettorali che, secondo tutti i sondaggi, vedono favorita la sinistra di Siriza. La degna conclusione di una settimana decisamente ad alta tensione. Lo sport con il calcio: prima fuga scudetto del campionato, la Juventus travolge il Verona per 4-0 nel posticipo e adesso a 5 punti di vantaggio sulla Roma. La Juventus sbriga la pratica Verona e sale a più 5 sulla Roma. L'incertezza è durata meno di 7 minuti. Prima Pogba e poi il capocannoniere Tevez hanno affondato la formazione di Mandorlini, incapace di reagire al micidiale 1-2 d'inizio partita. Per il giovane francese, sempre più uomo mercato, non è ancora il momento dell'addio. Il direttore generale Marotta ha smentito ieri le voci di trattative in corso. I gol nella ripresa di Pereira e ancora Tevez, 13 gol all'attivo, hanno reso ancora più rotonda la vittoria juventina. È naturalmente presto dire se, appena doppiata la boa di metà campionato, sia questa la fuga decisiva. Lo scorso anno, ad esempio, la Juve chiuse l'andata con 8 punti di vantaggio sulla Roma. L'altro tema della domenica è la crisi ormai decisamente aperta del Milan. La sconfitta in casa contro l'Atalanta rimette in discussione la panchina di Inzaghi. La squadra ha sprecato ieri l'ennesima occasione per rientrare nel giro Champions, ma ha radici lontane l'involuzione dei rossoneri. Dopo l'esonero di Allegri poco più di un anno fa, né Seedorf né Super Pippo sono riusciti a dare ai rossoneri quell'impronta di gioco auspicata e forse troppo frettolosamente promessa dalla società. Fermo a quota 26, alla pari con i cugini dell'Inter e del Palermo, il Milan è semplice spettatore della sempre più avvincente lotta per la terza posizione. Grazie ai successi contro Parma e Lazio si è formata la coppia Sampdoria-Napoli. Lucerchiati lanciatissimi e pronti a giocarsi le carte dei nuovi acquisti, Eto'o e Muriel nel girone di ritorno. Da parte sua il Napoli ora è molto più solido in difesa e se Higuain, decisivo ieri all'Olimpico, segnerà ancora con continuità, sarà la candidata numero uno per il terzo posto, quello che vale i preliminari di Champions.
passo avanti importante anche per la Fiorentina, vittoriosa solo nel recupero sul Chievo, grazie al giovane senegalese Babacar, subentrato al sempre più opaco Gomez. La formazione di Maran, quart'ultima, vede avvicinarsi il Cagliari che a Udine ha riacciuffato il pareggio con il rigore segnato da Avelar in pieno recupero. In coda pare già segnata la sorte non solo del Parma ma anche del Cesena, sconfitto dal Torino di Ventura. Decisiva la rete nel finale del nuovo acquisto Maxi Lopez. E domani è già Coppa Italia. La tre giorni dedicata agli ottavi ad eliminazione diretta comincia con Roma-Empoli. Sono le 7.50, il telegiornale finisce qui. Subito dopo la pubblicità torna Paolo Sottocorona con le previsioni del tempo e poi c'è Alessandra Sardoni che conduce il dibattito politico di Omnibus. A tutti voi una buona giornata, se volete ci vediamo domani. Grazie.